Il ritorno del, è molto probabile che nel ritorno del narcisista, se tu non hai accettato, diciamo, la prima fase in cui magari torna con il like, con eccetera, l'alito del morto, oppure chiedendoti qualcosa, l'alito del moribondo, oppure dicendo che tu sei la persona giusta, l'alito del malato, tornerà a fare love bombing. Tornerà di nuovo palesemente a cercarti, ma lo farà scrivendoti come niente fosse, perché la strategia del narcisista è quella di allontanarsi, far sì che tu ti innamori ancora di più, ritornare, condizionarti ancora di più, poi a riallontanare, insomma, fare tutto questo, questo ciclo sine die, senza una fine praticamente. Perché l'obiettivo del narcisista non è finire la relazione, ma è governare la relazione, avere il potere totale su di te. Quindi questo è un qualcosa da tenere presente. Tra l'altro, nei momenti di squalifica, i narcisisti utilizzano anche molto il gaslighting, che, come sappiamo, è quella procedura, quella tecnica che riguarda la capacità di farti sentire folle, farti sentire pazza, farti sentire sbagliata. Quindi, quando tu hai una relazione con qualcuno che all'interno già lo capisci che c'è qualcosa che non va, già lo capisci che ti fa sentire folle, già lo capisci che ti fa sentire, tra virgolette, malata. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il narcisista in qualche modo ti colpisce e poi quello che fa è quello quando poi vuol tornare proprio a fare love bombing e quindi ti farà di nuovo love bombing, riprenderà come se tutto non fosse mai accaduto, se tutto il vostro vissuto fosse azzerato ed è una tecnica che alle volte funziona, si aggancia anche qua, sempre sul bisogno delle persone, persone bisognose che non possono fare a meno, diciamo, di avere qualcuno e quindi riprenderà tutto. E se tu accetti, cioè non hai accettato l'alito del morto, quello del moribondo, quello del malato, vai ad accettare il love bombing e allora lui ha capito che ti ha di nuovo in pugno e quindi riprenderà il ciclo infinito, perché per un po' sarà love bombing, poi, diciamo, torneranno le nuvole. Tornerà a rannuvolarsi, quindi tornerà a ricontrollarti. Insomma, questo è. E quindi, quando tu incontri una persona che fa love bombing, mandala a cagare subito. Quando incontri una persona che inizia a volerti isolare, mandala a fanculo. Cioè, devi proprio mandare a stendere le persone nel momento in cui queste persone manifestano, diciamo così, dei comportamenti, non dico strani, ma perlomeno abbastanza ambivalenti. È l'unico modo per non rimanere nelle grinfie del narcisista, è l'unico modo per non rimanere imbrigliati in quello che il narcisista può farti vivere. Ma naturalmente l'importante è non amare il narcisista, tu non puoi restare innamorata di un soggetto simile. Questo è la cosa fondamentale. Non puoi essere innamorata. Quando lui fa diciamo il love bombing, ti tratta da regina, sappi che è una finzione. Il suo obiettivo unico è il controllo. Il suo obiettivo unico è avere il controllo della situazione. Bene, bene, spero che sia tutto chiaro, quindi. E in questi casi non bisogna abboccare né nel bene né nel male, bisogna subito chiudere la relazione. Chiudere la relazione è il punto fondamentale, perché se tu non chiudi la relazione, se tu resti, diciamo, bloccato in questa situazione, non otterrai veramente nessun risultato. Bene, bene.